Pace del Signore a tutti, mi chiamo Sebastiano, frequento la chiesa cristiana evangelica del pastore Luca Sava e per me è un grande onore, un grande privilegio poter raccontare la mia testimonianza, quello che Dio ha fatto nella mia vita, quello che Dio ha compiuto nella mia vita. Dio si è mosso sempre in una maniera straordinaria nella mia vita, anche quando non lo conoscevo. Mi ricordo e inizio subito a raccontare un evento meraviglioso che il Signore, che solo oggi che lo conosco riesco, a comprendere, perché prima non lo comprendevo. Inizio subito così, ero minorenne, avevo 16 anni, e stavo percorrendo una strada con la macchina insieme ad un amico mio. Ero in una discesa, questo amico mio si diresse in velocità, corse a velocità con la macchina e all'improvviso un motorino, incrociò l'auto. E questo mio amico, per cercare di evitare il motorino, evitare questo incidente che sarebbe stato mortale, ha svoltato lo sterzo e la macchina, perse il controllo, letteralmente. E noi sentimmo che la macchina fu letteralmente presa e messa nell'altra carreggiata, evitando una strage nella corsia di sinistra. E io e questo amico mio ci siamo visti in faccia, ci siamo guardati e ho detto: ma cosa è successo? Oggi riconosco che Dio è stato sempre nella mia vita, che Dio si è sempre preso cura della mia vita e oggi posso dire che il Signore ha sempre manifestato il suo amore nella mia vita. Mi ricordo che ero molto piccolo e i miei genitori si separarono. Da quel momento nacque nel mio cuore una profonda tristezza, amarezza, una profonda rabbia. Io volevo la mia famiglia unita. Quel giorno si separarono per problemi, problemi molto grandi. E cominciai a crescere con una rabbia, con un risentimento dentro, che mi portò a non vedere più mia madre per un certo tempo. Per molti anni non vidi più mia madre. Mia madre cercava sempre di starmi vicino, ma io la rifiutavo. Sono cresciuto con molta rabbia nel cuore e con molto risentimento. La mia testimonianza inizia in questa maniera. Ho cercato sempre di realizzarmi nella mia vita. Ho voluto realizzarmi nel campo lavorativo. Volevo realizzarmi e sentirmi felice in qualche modo. E avevo preso la strada di mio padre. Mio padre faceva lavorazioni in alluminio. E ho aperto un'azienda insieme a lui di lavorazione in alluminio. Mi sentivo gioioso, mi sentivo ripieno, volevo continuare, avevo basato tutta la mia vita sul lavoro. Pensavo che non mi mancasse nulla. Le cose andavano abbastanza bene, per un anno e mezzo è andato tutto bene, poi a lungo andare purtroppo l'azienda, avevamo cominciato ad avere dei problemi finanziari. E il lavoro andava sempre rallentando e per una cattiva gestione di economiche, di soldi, purtroppo l'azienda è andata a fallimento. Nel giro di 3 anni il mio sogno, la mia base su quale avevo radicato la mia vita era andata in fallimento totale. Avevamo chiesto aiuto ad usurai per cercare di mantenere l'azienda viva, per cercare di recuperare e di amministrare i debiti che avevamo fatto, ma era tutto inutile. Avevamo chiesto aiuto a usurai, abbiamo chiesto aiuto anche a altre persone, ma è stato tutto vano, è stato tutto vano. Mi ricordo che nel 2008 abbiamo dichiarato fallimento. E tutte le persone a cui avevo dei debiti mi si sono rivolte contro, mi cercavano. Io vivevo continuamente sotto la ricerca di questi uomini. Questi uomini mi cercavano perché avevo accumulato così tanti debiti che ero finito in una trappola. Il mio sogno era diventato una trappola. Mi ricordo una volta, da qui è iniziata la mia paura, da lì è iniziato il mio calvario. Ricordo una volta ero in via Palermo e stavo andando a prendere la mia fidanzata. Stavo andando a prendere, che oggi, grazie a Dio, è mia moglie.
Andandola a prendere, ero in via Palermo, un motorino mi fermò in mezzo alla strada ed era proprio uno di quelli a cui io non avevo completato un lavoro, a cui io avevo lasciato tutto in sospeso. Mi ricordo che col motorino si mise in mezzo alla strada per fermarmi, mi prese e mi diede un pugno in faccia, davanti a tutti e davanti anche alla mia ragazza. Da lì sprofondai in una profonda paura. Quest'uomo mi minacciò dicendomi che la prossima volta, appena io ti vedo e non vieni a completarmi il lavoro, io ti uccido. Queste parole entrarono nel mio cuore e sprofondai nella paura più profonda. Stesi mesi a casa, a non uscire fuori di casa. La notte non riuscivo a dormire. Avevo un naso gonfio e tutto nero e dicevo a tutti che avevo fatto un incidente, che avevo sbattuto. Cercavo di nascondermi e cercavo di isolarmi. Non conoscevo più gioia, non conoscevo più pace. Un giorno la mia ragazza, che aveva delle amicizie, conosceva dei ragazzi che frequentavano la chiesa, e mi invitò ad una riunione in spiaggia. E io nella mia mente dissi: va bene, voglio andare in spiaggia, ci vado, tanto lì chi mi conosce. E allora mi ero convinto, sono uscito fuori di casa e sono andato in questa riunione in spiaggia insieme ai fratelli. Quel giorno lo dammo al Signore e pregammo. Per me era tutto nuovo, io non conoscevo questa realtà evangelica, anzi io ridevo quando loro pregavano, io ridevo quando loro annunziavano e pregavano il Signore. Ma un giorno uno di questi ragazzi parlò alla mia vita e mi disse queste parole: solo il Signore può liberarti dalla situazione in cui stai vivendo. Solo il Signore ti può liberare. Da quel giorno quelle parole sono entrate nel mio cuore. E questo ragazzo, che oggi è mio fratello in Cristo, posso dire che il Signore se ne è usato grandemente. E tramite lui mi disse: il Signore farà un'opera grande nella tua vita. E da lì credetti a quelle parole. Era la mia ultima opportunità di vita. Sapevo che era la mia unica chance, sapevo che non avevo altre vie d'uscita, avevo le spalle al muro e mi sono affidato totalmente a questa chiesa. Mi sono affidato pian piano che andavo avanti, mi sono affidato totalmente al Signore. Mi ricordo un giorno, la notte, che non riuscivo a dormire, ero pieno di preoccupazioni. E le persone mi chiamavano continuamente al cellulare e io non sapevo cosa fare. Mi ricordo la notte che ero messo in ginocchio e pregai il Signore. Dissi: Signore, aiutami in questa situazione, aiutami a passare questa montagna. Il Signore nella notte mi disse una cosa che oggi dico che veramente il Signore è stato con me durante tutto l'arco della mia vita. Il Signore mi disse: io ti ho conosciuto ancor prima che tu fossi nel grembo di tua madre. Io ti ho conosciuto e ti ho consacrato e ti ho scelto. Da quel giorno cominciai ad avere fiducia nel Signore. Cominciai ad affidare tutto nel Signore. La prima cosa che fece il Signore è mi liberò dalla paura. Io avevo una grande paura di uscire fuori, una grande paura di affrontare tutto quello che avevo, tutto quello che mi circondava. Avevo una grande paura. Una seconda cosa, ero molto solo, mi sentivo molto solo. La solitudine e la paura camminano a braccetto. La solitudine mi isolava da tutto e da tutti. La paura invece non mi faceva affrontare le realtà che vivevo. E tutto questo mi ha portato in un profondo scoraggiamento, in una profonda paura. Un giorno il Signore mi disse nella notte: affronta ogni cosa con me, non temere.
e quanti stanno ascoltando e quanti stanno passando quello che avevo passato io posso dirti: affronta ogni cosa con il Signore. Perché Dio mi disse questa parola? Perché Dio voleva cacciare via la paura. Dio voleva riempire quei vuoti che erano nel mio cuore. Quella solitudine mi provocava un vuoto tremendo. Quella paura mi paralizzava e non mi permetteva di andare avanti, avanti ad affrontare quello che avevo davanti, appunto. Quelle montagne erano molto più grandi di me. Io riconoscevo che quelle montagne erano troppo grandi per me, io ero troppo piccolo e avevo bisogno dell'Iddio che è molto più grande di quello che stavo vivendo. Oggi voglio dirti con tutto il cuore che Dio è molto più grande di quello che tu stai attraversando. Dio è molto più grande e ti conosce personalmente ancora prima che tu fossi nel grembo di tua madre. E allora ho cominciato a sentire dentro di me l'amore di Dio. L'amore, quell'amore ha cacciato via quella paura che mi paralizzava, quell'amore ha riempito quel mio cuore pieno di solitudine. Avevo delle persone che mi amavano, ma io mi sentivo solo. Ero come se fossi solo, perché riconoscevo che nessuno mi poteva aiutare in quella condizione. Nessuno. Quando ho riconosciuto che Dio era con me e che Dio mi avrebbe aiutato ad affrontare la mia situazione, dentro di me è nato una forza ed un coraggio soprannaturale. Da lì ho cominciato ad affrontare tutti quelli che mi incutevano terrore, tutti quelli che mi incutevano timore. Poi un'altra cosa, Dio mi disse: non ti arrendere e non avere paura. E questo è un messaggio a quanti stanno ascoltando e quanti sono paralizzati dalla paura. Dio mi disse: io io renderò sensibile il cuore di quelli che ti cercano. Io renderò sensibile il cuore di quelli che ti stanno cercando. Il Signore prese veramente nelle sue mani l'intera mia vita. L'intera mia vita. E il Signore è pronto a prendere l'intera tua vita. Lui ti ha scelto per quello che tu sei, con tutto quello che ti sta circondando. Lui ti ha scelto e vuole prendere nelle sue mani l'intera tua vita, l'intera tua situazione, e vuole che tu affronti ogni cosa con Lui. Un giorno mentre ero per strada e stavo andando al lavoro, un giorno si presentò un uomo a cui io dovevo molti soldi. Quell'uomo all'inizio mi minacciò volendo tutti i soldi. All'improvviso quest'uomo è come se il suo volto cambiò. Mi vide e mi disse: Sebbi, ti voglio dare un'opportunità. Ti do l'opportunità di sdebitarti a poco Lì io vidi la mano del Signore che operava nella mia situazione. Vedevo il Signore attraverso i suoi segni, attraverso il suo adempimento, vedevo che il Signore era con me e io dissi: grazie, lo farò. Nel tempo, piano piano, con l'aiuto di Dio e con la forza di Dio, il Signore mi diede l'opportunità di sdebitarmi e la prima persona fu messa da parte. Altre persone il Signore non me le fece più incontrare, altre fallirono e fecero altre strade, ma il Signore veramente ha aperto una via nell'impossibile della mia vita. Io ringrazio Dio perché oggi sono qui a testimoniare, ma io oggi non dovevo essere qui. Oggi probabilmente dovevo essere morto per quello che stavo vivendo, ma il Signore ha fatto entrare la vera vita. Il Signore mi ha dato forza, coraggio di affrontare i problemi. Dio non è con la bacchetta magica che probabilmente fa scomparire il tuo problema. Dio mi ha detto: affronta ogni cosa con me. Non affrontare più le cose da solo, perché quello che tu hai davanti probabilmente è troppo grande per te, ma Dio è molto più grande di quello che tu stai vivendo. Dio con il suo amore mi ha dato una nuova identità e ho affrontato la mia situazione con una nuova identità. La nuova identità in Cristo. Dio
vi benedica grandemente. E voglio lasciarvi solo con un'ultima parola: quand'anche attraverserai le acque non ti sommergeranno, perché io sono con te. E quand'anche passerai per il fuoco, quella fiamma non ti brucerà, perché io sono con te. Questo il Signore ha fatto nella mia vita e questo il Signore farà nella vostra vita se voi vi affiderete totalmente nelle sue mani. Dio vi benedica grandemente. Pace del Signore.